Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E vogliamo gioire per poter celebrare questa Eucaristia in questo luogo, anche se il cielo è carico, viviamo insieme alla natura, viviamo proprio con la natura per diventare naturali come lei. È bello vedere un temporale con i suoi movimenti di nuvole, di lampi, di tuoni, questo movimento che sì, possiamo in teoria capirlo, ma che vedendolo fa paura più che altro. Eppure è un susseguirsi di leggi naturali che vengono vissute da questi elementi della natura. Ecco, la parola di oggi ci aiuta a riscoprire il nostro naturale, la dignità dell'uomo, qual è? Noi ci domandiamo spesso la nostra dignità, come difendiamo la nostra dignità. E poi tutti hanno un'idea personale di dignità, che diventa un'azione egoistica. Ecco, invece la parola di oggi ci insegna, come ci viene richiamato anche dall'orazione, imparare la vera dignità dell'uomo. E chiediamo perdono per tutte quelle volte che ho la paura, l'ansia, il timore, o il dubbio o tante altre cose negative impediscono a noi a essere e vivere veramente da veri cristiani, con la sua dignità di cristiano che siamo fortunati perché possiamo avere la vera dignità dell'uomo. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele». Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio. Grazie. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé 12 e prese a mandarli a due, dava loro potere sugli spiriti impuri e ordini loro di non prendere per il viaggio nient'altro che il bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare i sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro, dovunque entriate in una casa rimanetevi fino che non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungivano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Vogliamo ringraziare veramente Dio che ci dà anche con queste letture di scoprire quello che è la vera dignità dell'uomo. Adesso si parla molto di dignità, si esige anche, però noi vediamo che tante volte parliamo di dignità, però non viviamo con la dignità vera. Tante volte l'egoismo prevale in noi e pensiamo che dignità sia fare i nostri tornaconti, farci rispettare anche con violenza se occorre e poi fare in modo che noi possiamo vivere e agire come vogliamo. Questo è il mondo che parla così, invece Dio parla molto diversamente. È bella la figura di Amos, questo contadino, no? Che lavora i campi, è con le sue bestie, vive là nella semplicità. E a un certo momento Dio lo chiama, vieni, lo sceglie, gli dà la pienezza dello spirito e lo manda a Betel a profetizzare. A Betel si era creato un centro importante, ma non secondo Dio. E quando arriva a Betel si trova la grande sorpresa che i sacerdoti del luogo lo cacciano via. Va a profetizzare a Gerusalemme, da dove sei venuto. È bella questa figura che è scelta da Dio, che lavorava tranquillamente la sua campagna, viveva con la sua famiglia e che Dio lo sceglie, lo manda a profetizzare con un frutto molto scarso, anzi quasi negativo. Ecco, questa è la vocazione dell'uomo, di tutti gli uomini. Per noi cristiani, per noi battezzati, diciamo meglio, dovrebbe diventare la nostra vocazione, diventare profeti dell'amore di Dio. Ecco, se avete sentito anche la seconda lettura, quella di San Paolo, è stupenda, un inno grandioso. Benedetto Dio che è Padre di Gesù Cristo e che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Pensate un po', noi non pensiamo mai che siamo creature di Dio.
o pochissimo. E siamo creature benedette da Dio, che abbiamo ricevuto ogni benedizione spirituale. E ancora dice, pensava a noi, ci ha scelti ancora prima della creazione del mondo. Non è una cosetta così di passaggio, è nel grande progetto di Dio. Dio ha un grande progetto con l'uomo. Si sta molto a discutere se ci sono altri pianeti abitati oppure no, se siamo gli unici oppure no. Sono discussioni importanti ma anche molto relative. Quello che è importante invece è che l'uomo è stato scelto da Dio per essere veramente il principe, il primario della creazione, colui che doveva guidare, illuminare, dirigere tutta la creazione. E per questo che ha dato all'uomo una dignità grandissima, ripeto, non quella del mondo, dove ci caschiamo anche noi, noi anche noi, no? Crediamo di essere a posto se vestiamo bene, se parliamo bene, se riusciamo bene. Sono cosette anche che si può curare, anzi è bene curare, ma non è quella la dignità del cristiano. La dignità dell'uomo e quella del cristiano è proprio un privilegio che i battezzati hanno, che hanno ricevuto la loro dignità, è proprio nel battesimo. La dignità dell'uomo è arrivare a amare come Gesù Cristo, avere la stessa dignità di Gesù Cristo, che non è una cosa assurda. Noi che siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, causa il peccato abbiamo perso la nostra dignità, non siamo più capaci di amare. Anche quell'amore umano che alle volte ci scambiamo, che è anche buono, ma non è l'amore di Dio, non è l'amore cristiano. L'amore di Dio, l'amore cristiano è veramente amare come Gesù Cristo. E se abbiamo il peccato non possiamo amare. Saremo portati a fare tante cose, ma l'amore di Dio è proprio la liberazione del peccato che ci impedisce di amare, e possiamo amare se abbiamo la pienezza dello Spirito. Ecco perché la dignità del cristiano è stupenda, però occorre non solo avere la teoria, ma passarla anche nella pratica. Ecco perché è necessario proprio un cammino di fede robusto per poter piano piano arrivare, crescere. Noi in genere, e che noi andiamo sempre in chiesa, siete dei chiesoni, io peggio di voi perché ci vado, sono abito nella chiesa addirittura, ma di cristiano quanto c'è? Ecco, ci aiuta a riflettere, perché, ripeto, il cristiano non è quello che non pesta i piedi agli altri, non è quello che aiuta anche gli altri. Lo sanno fare anche i pagani, perché è insito nella creatura l'aiutarsi, è insito nella creatura. Possiamo fare più o meno abbondantemente e anche benevolmente, però è insito nella natura. Difatti ci sono tanti che non sono cristiani, sono stupendi nell'aiutare il prossimo, che è cosa buona. Però l'essere cristiani è avere questo grande dono, che ce lo dice sempre San Paolo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati nella carità. Questa è la nostra dignità, diventare santi e immacolati nella carità. Non vuole mezze cartucce che continuano a brontolare, non vuole gente piena di paura o di essere sempre là con i nervi tesi tutto il giorno. Ci vuole persone
sante e immacolati nell'amore. Ed è venuto apposta Gesù sulla terra per togliere il peccato, è morto in croce apposta, per liberarci dal peccato, per donarci questa offesa che l'uomo, che noi uomini facciamo, e diventare veramente santi, immacolati di fronte a Lui, nella carità, nell'amore. Se noi pensiamo un po' a questo, che siamo chiamati a questo, la vita diventerebbe subito più bella. Anche il versetto dell'Alleluia è molto bello, no? Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere quale speranza ci ha chiamati. Quale speranza è che ci ha chiamati Dio? Che diventiamo veramente persone con la dignità di Gesù Cristo, pieni di spirito, capaci di amare e che vivono nella volontà del Padre. E questo Gesù vuole compierlo con noi nella vita di ogni giorno. Ecco perché nel battesimo abbiamo ricevuto il mistero pasquale, perché Gesù ci ha donato lo spirito e la capacità di amare, perdonandoci il peccato. È vero che siamo sempre peccatori, ma è vero che possiamo essere perdonati sempre. E quando noi siamo perdonati sempre, e qui ci sarebbe tutto il discorso della confessione, noi allora abbiamo lo Spirito dentro di noi. E lo Spirito agisce, non rimane lì così. Ci dà coraggio, ci dà forza, ci dà fortezza. Ecco la dignità del cristiano, che sta in piedi, che è Signore di se stesso, che è pieno di spirito, pieno di amore, capace di amare, capace di rispondere al male col bene, capace di amare anche i nemici. Ecco, la dignità dell'uomo è questa, per tutti gli uomini. E perché non c'è nel mondo questa dignità? Perché nel mondo c'è il peccato, in noi c'è il peccato. Quando noi ci arrabbiamo, quando noi ci abbattiamo, quando noi, non so, ci lasciamo prendere dalla depressione, vuol dire che siamo nel peccato e non abbiamo lo spirito. E non siamo capaci di amare allora. Perché amare non è fare quello che pensiamo noi, anche il bene, non è quello. Amare è amare come Gesù Cristo, che è fare il bene dell'altro, che è donare il bene che abbiamo ricevuto, donarlo all'altro, così com'è. Non è l'altro che deve cambiare, quante volte che diciamo questi concetti, no? Ma è io che ho da aprire il cuore e essere ricolmato del perdono, dell'amore di Dio, avere lo Spirito di Dio, che tolto il peccato, ecco, ogni volta che viene perdonato il peccato, sentiamo anche in noi la voglia di amare di più. E questo amore possiamo farlo proprio in forza della presenza in noi dello Spirito che ha distrutto e distrugge in noi il peccato. Ecco, lasciamo che questo messaggio entri in noi. Non vuole che diventiamo bravi, sani, robusti, pieni di soldi, pieni di malizie, pieni di cattiverie, pieni anche di quella nostalgia di dire «Mamma mia, Signore, non mette le carte a posto, nei bene, nella mia famiglia». No, non è quello l'amore. L'amore è come siamo adesso qui, che accogliamo lo Spirito nel nostro cuore. Il nostro cuore pieno di spirito è capace di amare. Amare noi stessi è molto importante, amare noi stessi, accoglierci, usare bene noi stessi per amare gli altri. Ecco la dignità nostra, la dignità dell'uomo, è ritornare a avere la capacità di amare che ci viene donato attraverso la presenza dello Spirito in noi.
Noi guardiamo il mondo adesso, sembra che tutto vada alla deriva. Perché? Perché manca la fede, manca lo spirito, manca l'amore. Vedete anche come teniamo l'aspetto politico di adesso, accuse, tutti si accusano e tutti battono gli altri. Possono avere anche ragione, io non sto giudicando loro, ma non hanno l'amore ai cristiani. Si può dire la verità con l'amore ai cristiani. Adesso non mettiamoci in rapporto con loro, guardiamo noi. Abbiamo noi questo amore cristiano? O siamo pieni di noi stessi, l'egoismo? Anche in famiglia questo amore, come io con i miei frati, amo i miei frati come sono. Non pensare, chissà che cambi quello così sto meglio io, quello non mi capisce, quello... No, non è questo. Dio dice, apri il cuore, amali come sono. Per voi lo stesso in famiglia. Ecco la dignità dell'uomo. E anche questa preghiera del versetto Alleluia, stupenda, no? Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumina gli occhi del nostro cuore. Illuminaci noi per farci comprendere a quale speranza siamo chiamati, a quale dignità siamo chiamati. Perché noi siamo fatto così, noi diciamo, sono io di carattere così, no? È una gran balla. Non siamo cresciuti, siamo ancora infantili nella fede, nell'amore, nella misericordia. Sì, facciamo anche delle opere buone, ma pensate un po', per esempio, il bene. Ho avuto un caso proprio stasera che mi chiedeva, ma è bene partecipare a questa grande organizzazione di soldi, di beni, di mangiare, di vestiario per aiutare gli altri? Io gli ho detto, no, non sta a partecipare. Perché sono più i soldi che vengono mangiati che non quelli che arrivano a destinazione. Invece guarda, torna a casa tua. Porta tu, o alimentari, o denaro, o qualcosa. Comincia a avere la dignità del cristiano, che guarda attorno a sé, dopo aver guardato in famiglia. Perché il primo amore è in famiglia, poi si esce. E ci sono tante persone che hanno bisogno. E non guardare, ma quello mi offende, quell'altro mi umilia, quell'altro, beh, questo mi è simpatico, lo aiuto. No. Quelli che hanno bisogno, aiutiamoli tutti, nelle possibilità nostre. Ecco la dignità del cristiano, che è avere lo spirito di Dio e la capacità di amare dopo che è stato perdonato il nostro peccato. Ecco, lasciamo che queste verità di San Paolo e anche questa del versetto di lui ci illuminino. Perché Dio ha scelto i cristiani, non perché facessero un bel battesimo, una bella magnata e basta. Ha scelto i cristiani perché facciano esperienza che la strada vera è quella di amare, sentirci amati da Dio, amare noi stessi, avere lo spirito dentro di noi per poi buttarlo fuori. Ecco che possiamo essere mandati ad annunciare, come dice il Vangelo, due a due, dopo che io ho sperimentato la dignità dell'uomo, la dignità del cristiano. Ecco, pensiamo a questo, perché la figura di Amos è bellissima. E anche noi possiamo avere la stessa immagine. Uno, un contadino che neanche ci pensava lui di andare a annunciare, ma che è scelto da Dio. Anche noi col battesimo siamo stati scelti. Ma che battesimo viviamo? Che cristianesimo viviamo? Oggi parlavo anche alla Eucaristia che ho celebrato prima. Era caldo, molto caldo. Ma dico, di fronte anche al caldo, come ci comportiamo?
sbocciate e via. Che caldo soffiare dopo quelle banderuole là. Fa più fatica a fare così. Fa sudare a forza a fare così, eh? Ma non pensiamo al cesto inutile che facciamo, a quella rieta che fa. Non è quello il cristianesimo. Oh, possiamo usarli, per amor di Dio, non c'è nessun problema. Ma per dire, occorre uscire. Il Signore vuole che usciamo dal comodo, la vita comoda che vogliamo fare. A me piace molto, mi pare che è arrivata, sì, la nonnina è arrivata, e che c'è la Maria che non riesce a farla star ferma, perché continua a muoversi, continua a fare, c'è questo mestiere, c'è quell'altro, e poveraccia c'ha due mestieri da fare, tutti i mestieri e badare anche la nonnina che non sta mai ferma. L'amore dov'è? È amarla. Questa nonnina non è comoda, non vive la vita comoda, anzi se c'è qualcosa da fare bisogna farla, disturba anche la Maria, poveraccia. Faccio questi esempi perché noi crediamo, invece no, il cristiano vive nella vita quotidiana, qualunque sia la realtà che ha, di famiglia o di non famiglia, di anziano, di giovane, di malato, di sano, viverlo con dignità. In piedi, con coraggio, con forza, e dire: Signore, aiutami a fare la tua volontà. Allora certo che la dignità nostra cresce, sia perché viviamo con più coraggio e con più statura, ma anche perché doniamo buon esempio agli altri. È il buon esempio contagioso, fa del bene anche agli altri. Ecco che allora stiamo vivendo tutti in un cristianesimo che non è cristianesimo, senza fede, senza spirito, senza amore. Basta che ci pestino i piedi un momentino e subito si accorgono chi siamo. Ecco che il Signore ci aiuti, il Signore ci fa crescere piano piano. Non è diventare bravi subito, no, non è quello, è il convertirci piano piano. A me è piaciuta oggi, la Vanni ha portato la icona, la prima icona che ha fatto. Che fatica, che sudata, quanti sbagli, quanta perfezione ancora occorre. Però si cresce un po' alla volta. 20 giorni fa non sapeva neanche, non so, usare il pennello. Invece ce l'ha portata su questa sera, non è ancora finita. È coperta perché bisogna anche ripararla. Però piano piano, e si realizza qualcosa di buono piano piano, non si diventa, ripeto, di colpo. Ecco che questa parola allora possiamo, proprio guardando Gesù Cristo, pregando Gesù Cristo, possiamo diventare anche noi saggi, avere lo spirito dentro di noi ci viene dato gratis. Avere la capacità di amare perché Dio ce la dona, perché ci ama. E poi la capacità di amarci e di annunciarlo agli altri, donare l'amore agli altri. Vedete che il Signore non manda gli annunciatori e organizzati bene, hai una bella macchina, metti sul mangiare, metti sul bere, perché la vita è dura, non sai mai quello che... No, no, non dice niente di sta roba. Dice... solo il bastone, che non serve per bastonare, ma serve per aiutarci a camminare. E dopo non portare con te niente, devi fare l'esperienza che Dio provvede. E questa esperienza è importante farla. Ecco che il Signore ci aiuti anche a cogliere questa parola e ricordiamoci allora proprio, Dio vuole farci comprendere a che speranza siamo chiamati e vuole illuminare i nostri occhi del nostro cuore, perché anche noi possiamo avere il cuore pieno di spirito, cuore pieno di amore, per essere santi e immacolati nell'amore e nella carità. Benediciamo il Signore. Ecco, domani alle 16 faremo la messa.
dopo quel padre Flavio vediamo che cerimonia vuole fare per benedire la corona e la statua della Madonna e anche tutto insieme, che così quando ci sarà anche la luce sarà sistemato bene, verrà messa nella nicchia e dopo rimarrà qui la Madonna di questa chiesa. E buonanotte a tutti.